L'amministrazione comunale di Borgotaro organizza per domani alle ore 21 nella sala convegni della comunità montana in piazza 11 febbraio un incontro pubblico per la presentazione del progetto eolico del Santa Donna, proposta attualmente al vaglio regionale per la valutazione di impatto ambientale. Saranno presenti anche i rappresentanti di Eolica Parmense che presenteranno gli aspetti tecnici del progetto. All'incontro sono invitati tutti i cittadini. Sabato invece alle 17 in biblioteca Manara a Borgotaro verrà presentato il nuovo libro di Ettore Rulli, Questa è vita, confessioni escatologiche di un ottuagenario. Ettore Rulli, presidente del Centro Culturale Compiano Arte e Storia, da tempo scrive libri. Ora, in occasione del suo 80° compleanno, propone questo volume autobiografico in modo semiserio, raccontando di innumerevoli balustrade fatte con i suoi compagni di infanzia, ma parlerà anche di avvenimenti che sono accaduti nel corso della sua intensa attività professionale. I 50 capitoli, scritti in modo vivace e scorrevole, anche quando trattano di argomenti apparentemente futili, hanno sempre un profondo significato di riflessioni interiori. Per gli anziani un invito a tenere duro, perché la vita, anche se a volte è difficile, vale la pena di essere gustata fino in fondo. Per i giovani un'iniezione di coraggio e fiducia, utile specie di questi tempi per affrontare comunque senza indugi le sfide del futuro. Abbotsway, la ultra trail più lunga d'Italia, che si terrà sabato e domenica, approderà anche a Borgotaro e a Bardi. Sabato 5 e domenica 6 maggio si svolge la quinta edizione della Abbotsway. Sabato mattina transiteranno a Borgotaro ben 320 concorrenti provenienti da Pontremoli e diretti a Bobbio. Come di consueto, la macchina organizzativa locale, che comprende il Comune di Borgotaro, il CAI Alta Valtaro, Protezione Civile, GELA, Assistenza Pubblica, Soccorso Alpino, Alpini Volontari e Camminatori, saprà accoglierli ed assisterli nel migliore dei modi. Una camminata che si snoda in un percorso di 125 km, fatta di sentieri appenninici, di luoghi del silenzio, nel verde e tra decine di piccoli borghi. Si tratta di posti attraversati dalla leggenda, mistici e fantastici, densi di misurato rigore contadino, ma pur sempre pronti a liberare il selvatico animale che dimora in chi si accinge a vivere questa esperienza. The Abbotsway, lo ricordiamo, è una manifestazione podistica ultra trail, ovvero una corsa in montagna di lunga distanza che si tiene sulla via degli Abati, che congiunge Pontremoli a Bobbio, passando per Borgotaro, Bardi, Farini e Coli, nel territorio parmigiano e piacentino. I partecipanti provengono da tutta Italia, compresi atleti provenienti da diverse parti del mondo, attratti dal percorso ufficiale che somma, come detto, 125 km da percorrere in due giornate su sentieri esterrati con dislivelli che arrivano in totale a quasi 6.000 metri. E parliamo anche di calcio e precisamente del Santa Maria San Salvatore, che domenica scorsa, con una giornata di anticipo, ha conquistato la salvezza. Quindi la squadra Tornolo Cogornina, anche per la stagione 2012-2013, disputerà il campionato di promozione ligure. Domenica scorsa il Santa Maria San Salvatore ha conquistato la salvezza con una giornata di anticipo, pareggiando 3-3 contro il Ligorna 1922 nell'ultima trasferta della stagione. La squadra Tornolo Cogornina potrà così disputare il campionato di promozione anche nella stagione 2012-2013. La partita di domenica è stata molto combattuta e ricca di emozioni. Ide Ligorna si è fatto subito pericoloso e già al settimo con Gagliardi si è portato in vantaggio. Il giocatore della formazione genovese ha insaccato su una respinta di Mazzini. Il Ligorna è stato ancora pericoloso, ma il numero 1 bianco-azzurro si è fatto trovare pronto. Sul finire del primo tempo il Santa Maria San Salvatore ha reagito e prima dell'intervallo Giorgio, con un tiro da fuori area, ha riportato il risultato in parità. Anche il secondo tempo è iniziato con il Ligorna all'attacco, la formazione genovese ha segnato il gol del 2-1 al 48esimo. Successivamente al 63esimo Dasso, con un gol di testa sugli sviluppi di un calcio d'angolo, ha segnato il 2-2. Appena due minuti dopo Gagliardi ha di nuovo realizzato un gol e ha riportato in vantaggio il Ligorna, che però anche questa volta non è stata capace di difendersi dalla reazione del Santa Maria San Salvatore e vince al 77esimo, ha segnato il gol del definitivo 3-3 che ha permesso alla formazione bianco-azzurra di festeggiare la salvezza. Il Santa Maria San Salvatore giocherà domenica l'ultimo incontro di campionato. La formazione giocherà tra le mura amiche del San Martino di San Salvatore di Cogorno, avendo già conquistato la salvezza, e festeggerà il grande risultato ottenuto dalla squadra in questa stagione.
Siamo al meteo per domani, venerdì 4 maggio. Avremo cielo in prevalenza sereno per tutta la giornata. In serata però aumento della nuvolosità medio-alta. Le temperature saranno senza variazioni di rilievo, le minime tra 9 e 13 gradi, le massime tra 15 e 24 gradi. Infine i venti deboli ma tendenti al rinforzo nel pomeriggio. È tutto, grazie per averci seguito, vi auguro una buona continuazione su RTA. Noi torniamo domani sera alle 19:35. Arrivederci.